Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Dubai. E di nuovo Pikachu. E anche Super Mario. Allora, attacco culo. Come vi avevamo promesso, non vi stiamo abbandonando, ma stiamo continuando a fare video. Certo, il secondo video non è che sia molto promettente, ma frega sciazzi. Detto questo, ragazzi, oggi noi siamo qui per provare i nuovi gelati della Magnum. Allora, oggi proveremo il Double Star Chaser, che è al cioccolato, caramello e gusto popcorn. Oddio, io i popcorn non sono amante dei popcorn dolci, preferisco i popcorn non salati. Non sappiamo però, perché essendoci il caramello, magari sono i popcorn salati. Cacciamello. Noi andiamo in un supermercato, raga, che sta vicino a casa nostra, vicino a casa dove abitiamo, volevo dire. Iniziamo con Luca Giurato Time. A fra poco. E quindi ragazzi, vi portiamo in anteprima questi meravigliosi gelati. Poi magari questi l'avranno già mangiato. Sì, ci saranno ingerito, un sacco di reaction. E l'avranno anche già cagato. Allora, voi sapete che noi siamo dei grandissimi intenditori di porcherie, dei grandi sommelier, come si vede, quindi la nostra reaction ovviamente è quella, ma questo è storto però, ecco, è quella che dovete tenere. Siamo dei grandi sommelier di gelati. Allora, il packaging, cosa pensare del packaging? È molto favoloso, No, mi piace molto perché comunque il viola ha un bel colore, certo. E sembra anche abbastanza grandino. Porta spurchia in teoria in teatro, ma tanto non siamo in teatro. Tanto facciamo schifo al capo. Allora, Sodo, ma non puoi fare ogni video dove tu sempre ti demonizzi, dici faccio schifo e facciamo così e facciamo quelli. Mi sembra favolosi. Ma diciamo la notizia bella di oggi. No, meglio di no. No, magari possiamo fare. No, stasera siamo impegnati, dobbiamo festeggiare. Vabbè, poi ve lo racconteremo, ragazzi. È fuoriuscito del caramello, voleva scappare. Oddio, lo stronzo. Sembra una cosa strana. Cavolo, sto ciuffetto qua, effettivamente è un po' equivoco. Che dici, assaggiamo questo meraviglioso gelato? Facciamo sapere ai nostri amici. Oddio, quando le cose stanno di congelatore non vuol dire che fanno schifo. No, l'odore, cioè nel senso che quando metti qualcosa in congelatore perde l'odore. Oh, visivamente è un semplice magnum. Noto che fra poco diventeranno dei mini magnum, quanto diventeranno piccoli, ma vabbè. Vabbè, l'odore sa di cioccolato. Io amavo il double caramel, quello lì che aveva prima uno strato di cioccolato, poi all'interno, poi no, uno a me strato di bianco, tutto caramello e poi il a me quello cioccolato. Bianco mi piaceva, l'almond. Andiamo? L'almond su tutti, certo. Caramello. 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 Si sentono i popcorn? Le senti del popcorn? No, è buono. È un po' strano. No, è buono, a me piace un sacco. È buono, ma è un po' strano. Non capisco la granella qua che cos'è. Non so se sono popcorn. No, è buonissimo. Allora, gli ingredienti: aglio, cipolla, prezzemolo, pomodore, sale e olio. Poi si mette le patate, formaggio, pepe e prezzemolo. Il gusto popcorn con salsa al caramello salato, buonissimo, cioccolato al latte e pezzetti di mais caramellati. Dovrebbero essere pezzetti di mais caramellati. Questo praticamente è il gelato, l'hanno intinto nel caramello e sopra c'è il cioccolato croccante, quindi non è solo variegato al caramello internamente il gelato. Ditemi quello che volete, raga, però i magnum non si battono, a mio parere non si battono.
Quelli, se non sbaglio, che facevano alla Lidl erano buoni, no? Il gusto di popcorn arriva alla fine, vero? Prima si sente il cioccolato. Ma il popcorn lo sento non tanto nel cioccolato quanto nel caramello. Non lo so, forse è una cosa mia strana. Forse è il gelato che sa di popcorn. Boh. Il fatto è che morsicandolo si mischia tutto, caramello, gelato, cioccolato, quindi non riusciamo bene a... Tu riesci a prendere il gelato da solo? No, nel cioccolato si sente il popcorn. Io lo sento pure nel gelato però. Beh. Però sapete che cosa ricorda? Vabbè, qua non esistono. In Svizzera c'è questa catena di ristoranti che si chiama Mövenpick, non so se è svizzera o tedesca, comunque in Svizzera esiste questa catena. E la Mövenpick fa anche dei gelati. Teo, facci sapere tu. Eh sì, fa anche dei gelati ed è molto famosa la vaschetta che fanno tipo in porzione famiglia, che ne so, 800 grammi, e poi fanno anche la monoporzione. Piccoline, così sono bellissime. E c'è un gelato che è, si chiama al gusto meringata, che vabbè, in Svizzera la meringata è tutt'altra cosa, perché se andate per esempio nella Svizzera interna e comprate la doppia panna dal pastore, diciamo che dopo quel pranzo, cioè quel pasto, potete benissimo dire: ho vissuto tutte le esperienze più meravigliose della vita, è il momento di ritirarmi, ecco. Se siete bonzi come me. e questo gelato, non lo so perché, mi ha ricordato il gelato alla meringata del Mövenpick. Non lo so perché. No, anche io se non è lo conosco. Palesemente popcorn. Perché la signora non me le fa assaggiare certe cose. No, è buonissimo. Forse stufa un po' però. Non lo so, però è buono. Non lo so. Il problema è che io penso che sto invecchiando. Perché? Inizio ad avere i tipici problemi delle persone che tipo si lamentano dell'età. Tipo comunque, i denti sensibili al freddo. Sono Liana, ho la dentiera e uso Polident. Tovagliolo. No, non li avevo da piccola, i denti sensibili al comunque, freddo. Comunque raga, no, io l'ho sempre avuto. Beh, io coi denti poi. Raga, devo dire che... Che vuoi? Henry, che cazzo c'è ridere? Oh! Ma che caspita c'è ridere? Noi genereremo leggero. Voto come al solito. Allora, per me il voto è... Non lo so, io non gli so dare bene i voti, li do a capocchia. Però sinceramente questo gelato a me è piaciuto tanto, quindi 9,5, 9,5. No, è molto buono. Allora, io 9,5 no. Perché... Comunque scadono a dicembre del 2024. Cioè, che con lunghissima conservazione. È buono. Però, per esempio, adesso, dopo metà gelato, non sento più il gusto. Allora, il primo morso per me è stato traumatico. Non... Diciamo che ora il problema morso... sarà assaggiare l'altro gelato. L'altro è quello su cui avevo più speranze, perché il cioccolato bianco mi sa mango. Adoro. Sì, mi sa di sì. Cocco c'è pure. Cioè deve essere proprio la fine del mondo. E devo essere sincera, adesso sto facendo fatica a mangiarlo. Non perché è buono, però... È tanto cioccolatoso, cioè sembra ridicolo, ma è quasi più cioccolatoso di un Magnum normale. Non lo so perché, è una mia impressione. No, ma è buonissimo comunque. No, è buonissimo, però diciamo che non sono d'accordo rispetto a quello che ha detto lui. Cioè, tipo l'inferno era cioccolatoso, ma era cioccolatoso, nel senso che già come concezione doveva essere cioccolatoso. Questo invece ha tantissimo caramello ed è positivo perché amiamo il caramello. Si sente un po' il gusto del mais caramellato e dei popcorn, però mi risulta un po' pesantino, devo essere sincera. Sì, è pesante.
Di certo non è leggero come gelato, non è un sorbetto al limone, se vogliamo dire questo. Non è un solero. Ma cacchio di Buddha, Sodoma, è normale che c'è, che è pesante, cioccolato, caramello e popcorn, cioè che il popcorn c'hanno un casino di calorie, il caramello ce l'hanno un casino, il cioccolato idem, e glicemi, la canzone quella là che hanno fatto. Boh, c'è anche io il burro. Do 7 e mezzo, 8. No, come sei pidocchiosa. L'ho detto, mi risulta pesante, non, cioè mi sono rovinata al palato per quello. Ma cazzo, ma stai con tuo marito che è proprio l'emblema della pesantezza e ti risulta pesante un gelato? Guarda, ti devo dire, ti devo dire, vi devo dire. Quindi si può dire che questo gelato per me ha passato l'esame. Approved. Per te non tanto, no, non credo che lo rimangeresti volentieri. Cioè, era buono, ma diciamo che quello che è rimasto se lo deve mangiare Dubai. faccio questo meraviglioso, come si dice, questo grande sacrificio. Comunque... buoni gli altri, buona la noi e tutto, ma secondo me Magnum è Magnum, no? Beh, ovvio, Sodo, il Magnum è il Magnum, ma la noi, guarda che andava molto in voga e la compravamo spesso. Sì, è buona la noi, però meglio, la Magnum, meglio anche del Groom, com'è che si chiama? Quello Groovy. Non lo batte nessuno, il Groovy al pistacchio non lo batte nessuno. No, grazie. Preferisco Magnum. Vado a mettere in congelo prima che... Allora, ragazzi, noi vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto, fateci sapere cosa ne pensate. Se l'avete andatelo trovato ad acquistare, ovviamente. E giù nei commenti se vi è piaciuto e approvate questo nuovo esperimento Magnum e Algida, commentate con un popcorn emoji... popcorn e patatine sì, popcorn, hashtag popcorn e patatine oppure un emoji dei popcorn. Esisterà un emoji con i popcorn? Non penso so. Di sì. Va bene, grazie della visione, ragazzi, è stato un piacere stare con goodbye voi. Goodbye my lover, goodbye my friends.